da mai e siamo ancora qui. Un universo che respira e io ti voglio amare, amare finché la terra gira. Ben ritrovati amici in visione all'ascolto su Pianeta Militello Web TV, ancora un appuntamento con la consueta rubrica Un Caffè con, oggi ospiti di Via Matrice, all'ombra della chiesa matrice San Nicolò Santissimo Salvatore di Militello presso il bar Caruso che gentilmente ci ospita. Una particolare intervista oggi a un attivista del Partito Democratico di Militello che vado a presentarvi alla mia destra. Si tratta di Paolo Ruggeri, un volto noto di Militello, peraltro già tra l'85 e il 90 e il 90 e il 93 consigliere comunale al tempo della Democrazia Cristiana, nonché poi assessore, vice sindaco, oggi educatore presso una comunità terapeutica assistita, dirigente come detto del locale Circolo Lopressi del Partito Democratico e poi soprattutto tra i più attenti osservatori della città di Militello, soprattutto sulla piazza virtuale dei social network e di Facebook. Vado a presentarvelo. Allora Ruggeri, grazie per aver accettato il nostro invito. Attenzione ancora puntata sul dopovoto alle amministrative 2017. Il Calatino, questa area, questo comprensorio parla sempre più al centro-sinistra. Siete i più bravi, riuscite meglio a individuare i candidati a sindaco, riuscite a coinvolgere meglio i vostri sostenitori. Cosa c'è dietro questo successo? Intanto buongiorno a tutti e grazie per il vostro invito. Sì, effettivamente il dato è chiaro, il dato parla di un centrosinistra vincitore di queste ultime amministrative. I comuni di Mirabella, di San Michele di Ganzaria, di Vizzini, più Militello parlano chiaro e parlano di un orientamento dell'elettorato verso il centro-sinistra. Se siamo i più bravi non lo so, sicuramente la proposta politica che in quest'ultimo periodo parte dal centro-sinistra evidentemente è più convincente rispetto a quella che invece è stata a tutti gli effetti una debacle da parte di chi ha amministrato prima, del centrodestra o di altre realtà. Il civismo è anche esso sicuramente una carta vincente, perché le liste civiche dicono almeno un po' dappertutto che l'hanno fatta da padrone, però è chiaro che gli uomini coinvolti in queste liste civiche parlano chiaramente di Partito Democratico e quindi da questo punto di vista sicuramente grande soddisfazione per il Partito Democratico e per il centro-sinistra. Su Militello credo che si punti molto in questo momento come territorio, come Calatino, perché abbiamo la fortuna di avere un candidato vincitore delle elezioni che è l'onorevole Giovanni Burtone, il quale riscuote sicuramente grande fiducia e grande attenzione da parte degli altri centri del Calatino. L'altra sera quando abbiamo assistito al comizio di ringraziamento sul palco, e lo dico con un pizzico di orgoglio, permettetevi, c'erano diversi sindaci dell'area calatina, un'area che a detta di tutti è stata un po' trascurata nell'ultimo periodo e che punta molto sul riscatto, sulla rinascita proprio grazie alla figura autorevole di Giovanni Burtone. Un comune di Militello che gli altri, e questo deve rappresentare orgoglio non solo per il Partito Democratico ma credo per l'intera città, vedono come comune capofila, e questo sicuramente lo si deve senz'altro a Giovanni Burtone e lo si deve al fatto che prima ancora della sua stessa elezione a sindaco ha avuto sempre grande attenzione per il territorio e per i problemi del territorio. Non trascurerei neanche un'altra importante presenza sul palco l'altra sera, che era quella del sindaco della città metropolitana di Catania, che è Enzo Bianco, il quale credo
con i cittadini di Militello ha preso degli impegni e degli impegni seri. Ecco, questo secondo me è il dato più importante che viene fuori proprio da queste ultime amministrative, quel riconoscimento, grazie a Giovanni Burtone, grazie al Partito Democratico, quel riconoscimento di comune importante, di comune capofila rispetto a un territorio che è quello del Calatino, che assolutamente merita riscatto, attenzione, è un qualcosa in più rispetto a quello che fino ad oggi ha avuto. All'interno della vostra area politica, del centrosinistra, del circolo PD Antonio Lobresti, comunque è in corso una disamina un po' ampia sull'esito delle amministrative. Il sindaco Giovanni Burtone ha già delineato la sua squadra di governo, ha già indicato in piena autonomia del resto con le sue prerogative gli assessori, resta forse da chiarire qualche aspetto nella scelta della presidenza, della vicepresidenza del Consiglio. Si parla di anime all'interno di questo partito, c'è comunque anche un momento di confronto piuttosto alto. Come state pensando di dirimere le diverse voci e soprattutto come state operando per ricondurre davvero all'unità questa tornata elettorale e questo gruppo che ha vinto le elezioni? Sì, diciamo che per quanto riguarda la squadra, Giovanni ha voluto guardare assolutamente fuori, voluto uscire da quella che è l'aria riservata al Partito Democratico, fatto eccezione per quelli che a tutti gli effetti sono degli alleati, poi per il resto ha puntato l'attenzione su persone non proprio di politiche, non proprio politici, faccio ad esempio i nomi della Grassia o della Serie, i quali sono stati scelti sicuramente fuori dal partito, fuori dall'area del partito e sicuramente per la specificità delle proprie professionalità. L'unica eccezione credo sia Giuseppe Scionti, ex segretario del Partito Democratico. Per quanto riguarda il dato, il voto, soddisfatto come amico personale di Giovanni Burtone, un po' meno devo dire soddisfatto per, come dirigente di partito. Chiarisco subito, non che l'elezione o la vittoria non sia del Partito Democratico, assolutamente sì, però se andiamo ad analizzare nel dettaglio gli eletti c'è da dire che effettivamente gli unici due, diciamo così, che risultano eletti nell'ambito dell'attivismo del Partito Democratico sono il solo Lisciandrano e Cantarella, per il resto tutta gente nuova e soprattutto, dispiace dirlo, l'unica rappresentante femminile che era la Puglisi purtroppo non ce l'ha fatta, così come due dirigenti quali Barresi e Caminito. Quindi assolutamente contento dell'affermazione come cittadino di Militello, come, ripeto, amico di Giovanni Burtone, un po' meno soddisfatto come dirigente di partito, perché in questo momento vedo che il PD non è molto rappresentato, tranne in alcune eccezioni, nei due consiglieri uscenti. Lei accennava poc'anzi nella prima risposta soprattutto al civismo politico, c'è un sostanziale crollo dei partiti ma anche della rappresentatività, c'è un difetto di deleghe, di rappresentanze. A Militello qualche mese fa erano venute fuori diverse formazioni civiche, diversi gruppi anche spontanei, dettati più che altro da contingenze legate all'ambiente, al territorio, alla nota questione degli impianti a biomassa. Ecco, questa confluenza del civismo su temi di grande rilevanza civile non c'è poi stata, almeno ufficialmente, nell'ambito politico. Militello sembra essere un po' una realtà più conservatrice. Qual è il suo giudizio in proposito? Non nascondo la mia delusione, perché tengo a precisare che io mi formo nei partiti, cresco con i partiti, sono uomo di partito, però ho creduto molto nell'impegno, soprattutto da parte di questi movimenti, a proposito specialmente degli ultimi due grossi problemi che abbiamo vissuto a Militello, l'ospedale e gli impianti di biomassa. Certo, anch'io mi sarei aspettato un impegno più convinto da parte di questi movimenti, purtroppo devo dire che tutto sommato non c'è stato, e questo non le nascondo, ripeto, la mia delusione. Per quanto riguarda il civismo, sì, per carità, che ben vengano le liste civiche, però
diciamo che io do una doppia lettura, da un lato la demonizzazione dei partiti, secondo me sbagliata, che si è fatta nell'ultimo decennio. Si punta alle liste civiche, da una parte quasi ci si vergogna nell'esporre il proprio simbolo. Non, chiaramente il riferimento non è al mio partito, al Partito Democratico, ma è un discorso molto più in generale. Dall'altra però ho la vaga impressione che tanta gente ama nascondersi dietro il civismo per ritrovare una forma di verginità politica che per strada ha perduto, una specie di camaleontismo che purtroppo è fin troppo diffuso nella nostra politica. Quindi diciamo, da un lato sì, che ben vengano le liste civiche perché aiutano ad allargare magari le aree, i partiti e tutto il resto, però dall'altro attenzione alle opere di trasformismo e di camaleontismo, come ho detto. C'è stata una campagna elettorale che in una fase sembrava essere legata molto al confronto, all'analisi, alla riflessione meditata, pacata. Forse in una fase terminale la campagna elettorale ha preso qualche strada un po' sbagliata, qualche tono eccessivo, quasi ai limiti dell'offesa personale. Pensa che possa essere stata anche vincente la vostra strada nell'ottenimento del consenso popolare, con una strategia di campagna elettorale più riflessiva, più incentrata sui programmi, sul confronto e meno sulle urla e sulle invettive? Sono convintissimo. La vittoria della lista Militello che vogliamo è dovuta essenzialmente a due ordini di motivi diversi. La prima è l'avere scelto i toni bassi, l'avere scelto la linea della presentazione dei programmi, l'avere scelto di non entrare mai in polemica con gli avversari politici. Però permettetemi di dire anche un'altra cosa: è stata determinante secondo me la scelta fatta da Giovanni Burtone, dal nostro candidato, di questa diciamo così, attività molto capillare nel parlare con la gente, nel visitare i quartieri, nel visitare le persone, nell'andare a capire le necessità, i disagi delle persone. Durante la campagna elettorale qualcuno ci ha speculato, però devo dire che quest'opera in questi giorni sta continuando. Il sindaco Giovanni Burtone può essere qualsiasi altra persona, deve essere la persona più vicina alla gente, ai problemi della gente. Bisogna cambiare mentalità da questo punto di vista, bisogna capire che il primo cittadino deve essere il primo cittadino, soprattutto perché deve stare in testa alle necessità e alle esigenze della gente. Giusta quindi la campagna elettorale, questa scelta di Giovanni Burtone. Sullo scadimento devo dire, io personalmente sono rimasto male, anche perché in questa campagna elettorale vedevo coinvolti tantissimi amici miei, fraterni, voglio dire, al di là della politica è innegabile la mia fraterna amicizia sia con Giuseppe Astorina che con Nicola Umana. Tante volte vedere pizzicare, vedere attaccare le persone, ripeto, dal punto di vista personale mi ha fatto veramente male. Avevo sollecitato all'inizio, visto che si parlava di social network, tutti e cinque i candidati sindaci, lo avevo scritto sul mio profilo, a riportare in piazza la gente, a fare riscoprire la passione per la politica, e devo dire tutti e cinque in questa opera sono stati non bravi, sono stati bravissimi. Ho visto la piazza piena, ho visto la piazza attenta, ho visto la gente di Militello davvero interessata e appassionata nuovamente alla politica, e di questo bisogna dare grande merito a tutti e cinque i candidati. Io intanto approfitto di questo momento per prendere il caffè, che è un po' il simbolo della nostra trasmissione. Ringrazio ancora una volta il Bar Caruso di Via Matrice per la cortese ospitalità e anche per averci consentito in una giornata particolarmente calda, è stato ormai avviato un momento di ulteriore confronto. E quindi proseguiamo. Accennava al discorso
successo del social network, che mi piace molto. È stata una campagna anche che ha vissuto di questa novità, non solo la piazza reale ma anche la piazza virtuale, tante foto, tanti commenti, e soprattutto dall'estero sono giunti alcuni contributi. Ecco, i nostri emigrati hanno ancora grandi, grandi attenzioni verso questa terra, verso le sue trasformazioni, i suoi dirigenti, i suoi candidati. Come partito, ecco, cosa si potrebbe fare per legare ulteriormente il rapporto con l'estero e con questa gente? Sì, è vero, i social troppo spesso demonizzati, devo dire che invece rappresentano, se usati nel modo giusto, un grande strumento, un grandissimo strumento, uno strumento attraverso il quale non solo si riducono le distanze, ma uno strumento attraverso il quale tanta gente che non è abituata o non vuole andare in piazza, seguire i comizi o seguire la politica attiva, ha la possibilità comunque di seguire la politica. Penso alle casalinghe, penso alle persone impossibilitate a uscire di casa, cioè ormai tutti hanno, diciamo così, la possibilità quindi di vivere la politica, di partecipare alla politica, lo fanno attraverso una partecipazione silenziosa, ma molti lo fanno anche attraverso una partecipazione diretta, attraverso i commenti, con il mettere fuori determinate idee, determinate iniziative. Sui nostri fratelli, io li chiamo i nostri fratelli che si trovano lontani, emigrati, certo, è vero, in questo momento diciamo, ma è un intervento quello di alcuni nostri concittadini che si trovano in America, in Germania, in Svizzera, che ultimamente si è, diciamo così, intensificato. Addirittura io poco prima delle candidature ufficiali sentivo dire, tra l'altro, che c'era intenzione da parte del gruppo di emigrati di presentare magari un candidato o qualcosa, poi alla fine non è successo, però sono convinto che attraverso i social, diciamo così, proprio perché le distanze si riducono e la partecipazione aumenta, dovremmo avere tutti da oggi in poi grande attenzione verso i nostri concittadini militellesi che si trovano fuori e che comunque intendono vivere la realtà di questa città che non hanno mai dimenticato e che portano sempre nel cuore, questo è evidente. Come partito siete stati nello scorso quinquennio particolarmente attivi su alcuni temi di grande interesse sociale, sulla questione della sicurezza nelle scuole, anche sulla vicenda della realizzazione degli impianti di biomasse. Avete rilanciato anche al di fuori del palazzo istituzionale determinati momenti di confronto con la gente. Adesso non siete più partito di minoranza, ma siete partito di maggioranza. Cosa cambierà adesso nel vostro rapporto? Come intendete bilanciare, ecco, la vostra presenza con un'amministrazione che è certamente vi è amica? Io credo che questo deve intensificare il nostro intervento. Il Partito Democratico, così attento nel momento in cui è stato opposizione, io dico che deve raddoppiare l'attenzione e deve essere uno stimolo in più per un sindaco che a maggior ragione è un sindaco del Partito Democratico, è un sindaco amico. In questi giorni, lo dicevo poco fa, già continua l'opera di dialogo con le persone, con i settori, con la città. Io ad esempio in queste ultime ore ho visto il sindaco già accanto, vicino ai problemi dei forestali, l'ho visto presente in un intervento dove tra l'altro ho partecipato anch'io, di pulizia straordinaria alla Villa Comunale, l'ho visto vicino ai bambini, non della scuola perché la scuola è chiusa, ma del Grest. Ripeto, quel rapporto che durante la campagna elettorale è stato importante, oggi secondo me deve ancora di più intensificarsi. Un sindaco, un partito, un'amministrazione comunale ha il polso della città solo se vive accanto alla città e si fa carico dei problemi della città.
un sindaco, un'amministrazione, ripeto, e un partito deve essere presente, deve essere attivo, deve essere a capo, in testa di quelle che sono le difficoltà e comunque le cose che non vanno bene e che vanno assolutamente sistemate e aggiustate. Poi ripeto, le soluzioni si prenderanno, si cercheranno, nessuno pretende di avere la bacchetta magica, ma su una cosa fin da adesso posso assolutamente prendere non solo impegno io personalmente, ma posso anche impegnarmi a nome sia dell'amministrazione comunale che del sindaco, sull'assoluto impegno, sull'assoluta volontà di cercare di uscire fuori dal pantano nel quale purtroppo, devo dire, Militello si è venuto a trovare. E ci dobbiamo uscire piano piano tutti insieme con un lavoro di squadra, così come ha sempre detto durante la campagna elettorale il candidato sindaco. Lo deve fare il sindaco, lo deve fare l'amministrazione. Io approfitto di questo spazio per dire che lo devono fare i consiglieri comunali, perché adesso l'altro passaggio importante è quello dell'elezione del Presidente del Consiglio. Proprio nel momento in cui bisogna intervenire con fatti concreti, bisogna dimostrare di essere squadra. Durante la campagna elettorale è facile stare insieme perché tutti i candidati egoisticamente hanno interesse di fare squadra. Oggi è il momento in cui bisogna dimostrare ancora di più di essere squadra e di avere soprattutto un obiettivo, che è quello del benessere della città e dei cittadini di Militello. L'estate è appena cominciata, Militello ha una grande tradizione di feste popolari che poi si legano anche al barocco, all'arte, alla cultura. L'estate diventa anche un importante momento di valorizzazione delle nostre pietre, anche di rilancio di alcuni flussi turistici che spesso sono piuttosto popolari, sentimentali e devozionali. Ecco, se lei dovesse dare un suggerimento al primo cittadino, quali interventi sposare nell'immediato per una migliore fruizione del centro storico nelle prossime settimane? Sicuramente i primi interventi, e credo che qualcosa già si stia muovendo, in questi giorni ho già visto all'opera i vigili urbani, per cui c'è in atto una, credo, nuova risistemazione per quanto riguarda la viabilità del centro storico, ma sicuramente io sono tra coloro i quali, non solo i fautori ma anche i sostenitori dell'intensificare delle zone pedonali. A me dispiace per quei cittadini che magari sono troppo abituati a stare comodamente seduti in macchina, però io dico che il centro storico, se vogliamo viverlo, e dobbiamo allinearci a tutti gli altri comuni che vivono di turismo e che fanno parte del circuito UNESCO, il centro storico va rispettato e la prima cosa da fare è ridare decoro e soprattutto intensificare le zone pedonali. Il centro storico è godibile e vivibile a piedi, non con le macchine. Suggerimento che do poi al sindaco, se, ripeto, Militello vuole puntare anche sull'aspetto turistico, è quello di mettersi a fianco delle parrocchie, dei comitati, di chi opera all'interno di questo patrimonio, di questo museo all'aperto di cui gode Militello, e chiarire però un bel po' di aspetti, perché innanzitutto bisogna capire che i monumenti devono essere fruibili, quindi devono essere aperti, i monumenti non vanno maltrattati, e per maltrattare intendo dire nessuno deve sentirsi proprietario, protagonista della sorte dei nostri beni monumentali. Bisogna rispettare i monumenti, bisogna rispettare le leggi e soprattutto bisogna avere rispetto di quello che poi a noi ha attribuito questa enorme diciamo così, potenzialità che è l'essere parte dell'UNESCO. Quindi io direi intanto di mettere in chiaro alcune regole importanti. Ripeto, pulizia delle strade sicuramente, viabilità studiata in maniera più razionale, intensificare le zone pedonali e avere rispetto dei nostri monumenti. Io lo dicevo in tempi non sospetti, oggi lo ribadisco, se un'amministrazione vuole veramente operare bene per quanto riguarda il turismo,
la cosa che deve curare di più è l'accoglienza. L'accoglienza e la fruibilità dei monumenti. Non costa niente con i preti, con i parroci, firmare un protocollo d'intesa con la quale amministrazione e chiesa si mettono d'accordo per garantire la continuità dell'apertura dei monumenti. Questo credo che sia fondamentale per per un'amministrazione, comunque per una città che vuole vivere di turismo. Suggerimenti e proposte condivisibili che giriamo soprattutto alla nuova amministrazione comunale, alla quale formuliamo anche da parte del nostro canale i migliori auguri di buon lavoro, e agli assessori che ovviamente sono stati da poco nominati dal primo cittadino. Per quanto mi riguarda, un grazie a Paolo Ruggeri per la sua analisi lucida, puntuale, attenta, non polemica, riflessiva, assolutamente centrata su alcuni aspetti fondamentali di questo post voto amministrative 2017. Grazie soprattutto a voi amici ascoltatori, nonché al Bar Caruso di via Matrice a Militello, siamo a due passi dalla chiesa Matrice San Nicolò, riconosciuta quale bene barocco per eccellenza e inserita nella lista del patrimonio dell'umanità. Un grazie ai miei soliti due grandi collaboratori tecnici, Daniele Guzzone per le riprese, Giuseppe Cannata Galante per tutto ciò che il dietro le quinte non può mostrarvi, ma che certamente è di fondamentale importanza nella buona riuscita di questa registrazione. E per quanto mi riguarda è davvero tutto. Con la rubrica Un Caffè Con, ovviamente non mollateci, seguiteci, ci risentiamo alla prossima con un'altra trasmissione. Grazie.